Adesso al liceo linguistico Nini Cassarà di Palermo, dopo il progetto di recupero dell'istituto portato avanti lo scorso anno grazie al progetto SOS Scuola, ora la nascita del bar Cassarà, anche questo rimesso in piedi da ragazzi, è diventato una serie web trasmessa dalla RAI. Di questo ci parla Lidia Tilotta. Mi spiace dover aggiungere carne al fuoco, ma volevo proporvi un'idea. Qui si piantano le querce e le querce al liceo linguistico Nini Cassarà di Palermo stanno crescendo, così come le idee. È trascorso un anno da quando l'estate scorsa gli studenti e i loro compagni arrivati da tutta Italia, grazie ad SOS Scuola, rimisero a nuovo l'istituto, con murales, colori e pensieri, ma mancava ancora un tassello. Il vecchio bar della scuola era diventato una discarica ed è partita l'idea, aprirlo al quartiere, rimetterlo a nuovo e crearvi un'associazione. Il bar Cassarà è diventato pure una serie web grazie a Rai Fiction e all'Aldeare Cinema di Paolo Bianchini e Paola Rota, che sono ormai una delle anime di tutto il percorso. 10 puntate trasmesse dalla Rai, a dirigerle il palermitano Davide Gambino. Credo che lo scambio tra realtà e finzione in questo caso si sia nutrito a vicenda, che in qualche modo l'esperienza di SOS Scuola, il coraggio di Rai Fiction, il coraggio di Aldeare Cinema, di credere in storie che hanno a che fare appunto con testimonianze civili, con partecipazione, impegno volontario, abbia avuto un fecondo rapporto. Dal web alla realtà, l'associazione ha già cominciato a lavorare fino al 13 agosto, grazie anche alla collaborazione con i volontari del campo internazionale Maus. I ragazzi del quartiere sono impegnati nel laboratorio Carta Pestate. Il cantiere delle idee è inesauribile, come quella di creare una scuola popolare di musica. Ho già attivato dei rapporti con l'Orchestra Sinfonica Siciliana per poter capire se riusciamo a costruire in questi locali anche questa scuola, che sarà appunto un modo anche per i bambini del quartiere di poter capire l'importanza della musica. Fino a qualche mese fa tutto questo sarebbe stato impensabile, ma a prevalere è stata la testardaggine dell'altra anima di tutto il percorso, Norma, l'ex alunna che più di 3 anni fa, con la sua lettera spedita al Parlamento europeo e in cui chiedeva una scuola più bella, attirò l'attenzione di Paolo e Paola e mise in moto tutto il progetto. Ad assecondarla la preside, che ha aiutato i ragazzi a superare le barriere burocratiche. Ragazzi che domattina qui ricorderanno Nini Cassarà e Roberto Antiochia a 30 anni dal delitto. All'inizio chiaramente il progetto sembrava un po' da sognatori, come potrete vedere dalle puntate della serie web, ma alla fine la preside e il resto dell'istituzione ci hanno accompagnati per questo percorso e continuano ad essere presenti, a venirci a dare un bel sorriso la mattina e a farci sentire una grande famiglia. Il nostro fine ultimo, diceva Aristotele, è la felicità. L'abbiamo riscoperto, adesso si aprirà, ci vorranno a te.